Buonasera, vediamo se c'è qualcuno. Vediamo un attimo. Ok. Buonasera. Adesso, come vi ho promesso, voglio preparare un ragù di osso buco. Buonasera. Come vi avevo promesso, andremo a preparare un ragù di osso buco. Quindi abbiamo, eccoli qua. Ciao Giovanni, i nostri ossi buchi. Ok? Poi abbiamo preso una bella pentola. Eccola qua, abbiamo messo dell'olio. Abbiamo preparato sedano, carota, cipolla, alloro, chioda di garofano, noce moscata, pomodoro, quindi o salsa o polpa o pelati, quello che avete, vino bianco e un pochino di brandy. Abbiamo messo a scaldare la nostra pentola, stiamo tagliando la cipolla e faremo il soffritto classico, sedano, carota e cipolla. Quindi l'olio sta già scaldando. Andiamo a mettere la nostra cipolla in pentola. Ok. Bene. Il nostro sedano. L'abbiamo già sfilato. Adesso lo tritiamo. Sedano un pochino abbondante, che non vuole questo... Questo, che mi dici Giovanni? Grazie, salutami il Canada. Ok. Poi con questo ragù andremo a condire questa sera un bel risottino. Il risottino allo zafferano alla milanese. Faremo risotto alla milanese con ragù di osso buco. Bene, mettiamo il nostro sedano. Carote che abbiamo già pulito, qua. Le mettiamo per benino. Eccolo qua. Benissimo. E il nostro soffitto va. Ok? Bene, bene, bene. Ecco qua. Vedete? Ecco il nostro soffitto, lo stiamo mandando. Prendiamo il nostro osso buco e un pochino lo tritiamo. Chiaramente questo lo mettiamo nel sugo, mi raccomando, che lì è tutto il sapore. E facciamo, lo tagliamo un pochino. Lo tritiamo un po' a coltello. Questa carne andrà a cuocere pian pianino, si spalderà e darà un bel sapore al nostro sughetto. Ci vuole il coltello un pochino più grande, eh? Quello è proprio quello che è quello. Questo va meglio. Adesso si va.
proseguiamo. Mettiamo la nostra carne. Ciao Laiza, ciao Emi, stiamo facendo un bel ragù di osso buco. È un piatto tipico della cucina milanese. Bene, via nel nostro soffritto. Benissimo. Mettiamo un altro pochino d'olio, un po' di alloro, mettiamo dell'alloro. Ciao Enzo, grazie, felice sera anche a te. E questo, questi altri due invece, uno lo possiamo mettere intero, questo è piccolino, lo lasciamo così. E anche questo lo lasciamo intero, che ce lo gustiamo. Lo intacchiamo semplicemente. Ecco fatto. Un altro bello osso buco. Perfetto. Adesso facciamolo solare per benino. La nostra carne, il nostro soffrittino. Aggiungiamo due chiodi di garofano, qualche chiodo di garofano che ci sta bene. Ah, anche uno spicchietto d'aglio ci andremo a mettere in camicia. Adesso lo vado a prendere, lo spicchiettino di aglio. Ecco il nostro aglio, ecco il nostro spicchietto d'aglio. Semplicemente in questo modo, prendete l'aglio e lo schiacciate. Così, via, e lo mettete in pentola. Molto molto semplicemente. Ok, alziamo un po' la fiamma, così facciamo rosolare per benino. Poi sfumeremo con del brandy e del vino bianco. Mettiamo un po' di sale, come sempre la carne va salata quando la mettete in pentola. Maciniamo un pochino di pepe, ecco qua, maciniamo il pepe, bella macinata di pepe, posto, gli occhi di garofano li abbiamo messi. E metteremo un po' di noce moscata, che con la carne sta proprio proprio bene. Quindi prendiamo il necessario per grattugiarla, la nostra lima, prendiamo la nostra noce moscata. Oppla. Ecco qua, e la grattugiamo. Bella grattata di noce moscata. Posto. Ecco qua. Ciao Massimo,
No, non devi soffrire, Massimo, perché se sei a dieta, l'osso buco lo puoi mangiare tranquillamente. La carne si può mangiare. È la pasta che non va mangiata quando si è a dieta. La carne va bene. Quindi, abbiamo messo un po' di brandy e mettiamo un po' di vino bianco e facciamo andare. Perfetto. Adesso aspettiamo che sfuma, mettiamo un po' di sale, voilà, abbiamo salato la carne, la facciamo andare, benissimo, abbiamo preparato il nostro pomodoro, eccolo qua. E quindi non ci resta che aspettare un pochino che la facciamo andare. Se volete farmi domande, vi rispondo molto volentieri. Quindi ricapitoliamo, abbiamo preso sedano, carota, cipolla e uno spicchio d'aglio. Abbiamo preparato un bel soffritto, abbiamo macinato un po' del nostro ossobuco e gli altri li abbiamo messi interi. Abbiamo fatto rosolare e poi abbiamo sfumato, abbiamo messo del brandy e del vino bianco e un pochino di sale sulla carne. Adesso, una volta che si è sfumato il vino con il brandy, possiamo mettere il nostro pomodoro. Metteremo del pomodoro e dell'acqua e manderemo in cottura lenta, intanto che la carne, il tempo preciso di cottura non ce l'abbiamo, perché questi sono piatti che vanno controllati, vanno mandati a cottura lenta. E dovete ogni tanto controllare, aggiungere dell'acqua se necessario e vedere se la carne è cotta. Ciao Nancy! Grazie, saluti dalla Florida! Saluti alla Florida dall'Italia! È arrivato il caldo anche qui, il sole ci ha raggiunto finalmente. Quest'anno ci ha fatto un po' soffrire la primavera, però ce la stiamo facendo. Ecco. Allora, come dicevo, l'ossobuco è il ragù di ossobuco, un piatto tipico della cucina milanese. È un piatto che si tramanda da generazioni. Diciamo, è più invernale che estivo, però lo possiamo mangiare anche d'estate. Un bel risotto ci sta sempre bene. Quindi una parte della carne l'abbiamo fritata al coltello, battuta al coltello e adesso dobbiamo lasciare un po' di terra. Poi, quando sarà pronto il nostro... Ciao John! Grazie, grazie, saluti da Roma! Quando sarà pronto il nostro sughetto, prepareremo un risottino allo zafferano al ragù di ossobuco, che è proprio il piatto tipico tipico di Milano. Dici certo, stai a Roma, fai un piatto di Milano, non fa niente, i piatti sono tutti buoni, la cucina è tutta buona, sia quella italiana che quella estera. Quindi dobbiamo spaziare e gustare di tutto un po'. E per chi è a dieta, l'osso buco lo può mangiare tranquillamente, magari non il risotto, ma l'osso buco sicuramente sì. Ecco qua. Tra l'altro l'osso buco ha... come l'imidollo fa molto bene e dà sapore anche al nostro sughetto. Eccoci, ci siamo quasi, possiamo tra un pochino mettere il pomodoro, un pochino d'acqua, chiudiamo la nostra pentola e mandiamo in cottura. Poi questa sera ci rivediamo, così ci facciamo un altro po' di compagnia. Mi fa tanto piacere farvi compagnia. Ciao Sergio, sto bene, sto bene. Tutto bene. Ecco qua. Eccoci, eh. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi che si sta sfumando tutto. Gran cosa comunque in internet.
riusciamo a farci compagnia a chilometri e chilometri di distanza. Eccoci qua. Vedete? Ecco qua comunque c'è la rottura. Non mi raccontate nulla di bello? Com'è il tempo dalle vostre parti? Così, tanto per fare un argomento. È una riaccia, è una riaccia. Speriamo che passi questa brutta cosa. Ciao Nancy, grazie. Ciao John, ciao Jim. Bene, vedo che in Florida apprezzate molto, grazie. Però in Florida vedi i coccodrilli. I coccodrilli. Quelli se mangiano pure a me. Siamo quasi, ce lo stiamo proprio coccolando. Bene, Nancy. Molti coccodrilli. Ma in Italia non ci sono i coccodrilli, per fortuna. Ciao Gio, buonasera anche a te. Sto preparando l'ossobuco, Gio, il ragù di ossobuco. E poi questa sera, più tardi, faremo il risotto. Risotto allo zafferano con ragù di ossobuco. Allora, a pranzo abbiamo fatto una ricettina alternativa con la quinoa e stasera invece facciamo una ricetta classica. Bene, ciao Andrea. Sì, è molto buono. Molto buono, Gio. Molto saporito. Ecco qua, ci siamo quasi. Siamo quasi pronti per mettere il nostro pomodoro. Come dicevo, abbiamo fatto un soffritto di sedano. Ciao John, grazie per la buona giornata. Benissimo, anche a te. Ecco qua. Siamo in dirittura di arrivo, eh? Siamo quasi. Sentite già come cambia anche all'orecchio? Che si sente che ormai il vino è sfumato? Dovete sentire. Sentite, seguite i vostri piatti. Allora Andrea. Ciao Andrea, grazie. Jim. Roma? Sì, sono a Roma io, Jim. Mi spiace, non so l'inglese, qualche cosa ho capito. Però sì, ci troviamo in Roma, a Roma. Però questo è un piatto milanese. A noi piace tutto però, non facciamo distinzioni. Buongiorno, faremo anche la paella, che è un piatto spagnolo per esempio, però a me piace tanto. La paella bisogna essere in tante persone per gustarla, che ci vogliono tanti ingredienti e mi viene tanto. Bisogna essere diverse persone a gustarla. È un piatto conviviale che si mangia insieme a tanti. Ecco qui. Oh. Benissimo, ci siamo. Ecco
Ecco, sentite il rumore diverso. Il costo della carne a Roma? Beh, il nostro buco non è quello di manzo, quello più grande, quello che stiamo utilizzando adesso per il sugo non costa tanto, è abbordabile, è a buon mercato. Quello di vitella costa un po' di più, però per fare il sugo abbiamo bisogno di una carne bella saporita, quindi questo ha una cottura lunga e lenta, per cui va bene. Ok. Perfetto, ci siamo. Benissimo. Eccoci qua. Siamo pronti per mettere il nostro pomodoro. Ecco qua. Abbiamo messo un pianto di acqua. Perfetto. Aggiungiamo dell'acqua. Ecco qui. E una volta che è giunta ad ebollizione abbassiamo la fiamma e lo mandiamo in cottura lenta. Accendiamo un fuoco più piccolo. Ecco fatto. E ci vediamo. Ciao, grazie Angelo. Bene. Quindi ricapitoliamo, abbiamo soffritto sedano, carota, cipolla, uno spicchio di aglio in camicia, poi abbiamo battuto a coltello un po' della nostra carne e ciao Lino, ciao! Abbiamo battuto a coltello la nostra carne, abbiamo messo delle spezie, chiodi di garofano, e alloro e noce moscata. Abbiamo salato un pochino la carne. Abbiamo sfumato con del brandy e del vino bianco. Una volta che la carne si è sfumata il vino ed si è ben arrosolata, abbiamo aggiunto il nostro pomodoro, che sia salsa, che sia polpa o che siano dei pomodoro fresco o dei pelati, va benissimo qualsiasi tipo di pomodoro. E abbiamo aggiunto dell'acqua perché la carne dovrà andare a cottura lenta. Controlleremo il nostro piatto mano a mano, anche la cottura della carne, se necessario si può aggiungere dell'acqua, si aggiusta di sale quando è quasi a fine cottura, mi raccomando, e dopodiché prepareremo un bel risottino. Quindi per il momento vi saluto, baci e abbracci e ci vediamo più tardi con il nostro bel risotto. Ciao ragazzi, a dopo!